lavori e farli però bene. Fitto, per dirle, perché per la prima volta c'è un rappresentante delle istituzioni, cioè del comune, qua presente. E mi rivolgo a lui dicendogli che questi martiri qua, castanesi, sono dei martiri di serie B, perché non se ne ricorda mai niente nessuno. Il comune non ha mai organizzato niente, non ha mai fatto niente per questi, a fare il solito corteo che non serve a nulla e la solita messa che non serve a nulla. Non fanno niente, nel senso che non vanno nelle scuole, non vanno da nessuna parte a raccontare della resistenza e dei morti che ci sono stati a Castano. Guarda, senza fare molta fatica, il comune di Castano aveva stampato anni fa un libro che è bellissimo, che è Piccoli uomini nella grande bufera, che è del Crespi, che racconta la sua vita fatta in campo di concentramento. Questi libri, fino a poco tempo fa, erano abbandonati nel sottoscala del comune di Castano. Inoltre c'è un altro libro bellissimo che è La Leopoldina alla nostra casa, che è scritto dalla nipote del Pinetto Spezia, che era il comandante della Gasparotto partigiano. Sarebbe opportuno che magari l'amministrazione, d'accordo con le scuole, entrasse a parlare anche di queste cose. Dico questo a malincuore, perché nell'ITC Torno, che ha 1400 alunni, si è formata una cellula di Casa Pound, i fascisti del terzo millennio, come si definiscono loro. E poi vorrei ricordare all'amministrazione, perché altre amministrazioni hanno concesso lo spazio a questa gente, che è il Movimento Nazionalsocialista, quelli che festeggiano la nascita di Hitler, tra l'altro Pagliughi, che è il capo, che è quello che è al bar della stazione, per chi non lo conosce, è recentemente stato di nuovo indagato per apologia razziale. Cioè, di non concedere più spazio a questa gente, per cui questo strano paese ha dei morti ammazzati di cui non si ricorda nessuno e dei giornali che invece dedicano un sacco di spazio a questo movimento nazionalsocialista, come se fossero portatori di chissà quale verità. Per cui finisco qua, spero che l'amministrazione si muova in questo senso, di riuscire con la scuola e entrare nelle scuole e parlare di cosa è stata la resistenza e di chi erano questi ragazzi che a 20 anni hanno sacrificato la loro vita per la libertà di cui tutti godiamo. Grazie. Allora, rispondo brevemente. Io sono Assessore Cusetti con la delega all'istruzione e alla cultura. Oggi rappresento l'amministrazione di Castano, a cui il sindaco mi ha detto di venire qui a portare i suoi saluti. Condivido appieno quello che ha detto, faremo di tutto per vedere di riportare l'attenzione dove era stata tralasciata, trascurata. Chiederò quando inizieremo a fare questo tipo di percorso anche un aiuto dall'Associazione Nazionale Partigiani Italiani per aiutarci in questo percorso che vogliamo andare tranquillamente a sviluppare. Grazie. Mentre si trasportavano delle armi, tre dei nostri vennero fatti segno da una raffica di mitra di una pattuglia tedesca. Il giovane Luigi Crespi cadde ferito mortalmente. Gli amici furono pronti nel soccorrerlo e mentre cercavano di coprirsi rispondendo al fuoco, colpirono a morte un tedesco. Carletto Paccagnini e Marcello Scherer, alsaziano, riuscirono a far perdere le tracce, ma dovettero lasciare a terra il cadavere di Luigi. Identificato il morto, i tedeschi piombarono nella sua casa, la cascina Crespi di Mesero. Purtroppo la cascina era un punto nevralgico, essendo in essa custodita una parte dei documenti della brigata Gasparotto, tra i quali un elenco con i nomi del gruppo di Castano I. Altri compagni vennero arrestati, Antonio e Franco Noè, Franco Griffanti, Bruno Valli, Angelo Macchi, Ambrogio Merlo, Ultimio Sanson, Nino Leoni, Riccardo Noè, Livio Lualti e Nino Croci. Sapemmo del loro calvario quando Nino Croci ritornò dalla Germania.
La mattina dell'arresto furono portati nella cella del campo d'aviazione di Castano e fino verso le 5 circa i tedeschi tentarono, picchiandoli, di sapere altri nomi. Tutti resistettero. Nella stessa serata furono trasferiti nelle scuole vecchie di Gallarate, in un grande stanzone, con un ragazzo di Milano, un certo Aldo Minelli. Anche egli era stato catturato durante un rastrellamento e dopo un sommario processo istruito da 4 militi e dal maggiore tedesco Bullman, condannato a morte. Nell'improvvisata cella, mitra alla mano, furono costretti a denudarsi. Portarono loro via gli abiti, li legarono uno alla volta ad una sbarra infilata tra il dorso e le braccia, con le mani incatenate dietro la schiena. Rimasero così tutta la notte, tra il 25 e il 26 febbraio e tutta la mattinata seguente. Nell'unico pasto pietoso, gli aguzzini posero al centro dello stanzone un secchio d'acqua dal quale, sempre legati, tentarono di bere a turno. Verso le ore 14 li slegarono e consegnarono loro i vestiti. Il lieve tepore consentì a qualcuno di appisolarsi sul freddo pavimento. Alle ore 14:40 li fecero salire su un camion che prese la direzione di Castano e tutti pensarono che, con uno degli ormai soliti rituali pubblici, sarebbero stati giustiziati. Arrivati a Castano, invece, il camion proseguì. Si fecero allora delle congetture: Milano nel carcere di San Vittore oppure la Germania. Ma, giunti al bivio per Cuggiono, il camion si fermò. Un milite scese e, avvicinandosi ad un carro trainato dai buoi, chiese qualcosa al conducente, che indicò col dito la direzione del cimitero. I prigionieri si guardarono e bastò uno sguardo per comunicare l'unanime intuizione. In quel momento le sirene dell'allarme aereo iniziarono a suonare. La grande moltitudine di persone che si riversò nella strada, dalle fabbriche e dalle case, subito intuì quello che stava accadendo. Si formò un corteo funebre verso il cimitero. L'amico Nino Croci ci descrisse con nitidezza quel tragico momento. Erano le ore 16 del 26 febbraio 1945. Intorno a noi si creò un'atmosfera indescrivibile di amore e di angoscia. I parenti piangevano, cercando di nascondere le lacrime e dissimulando il forte dolore. Si sentiva il bisbiglio del popolo che disapprova, mescolato al parlottare di 7 militi, mentre noi ci guardavamo attoniti. L'amico Minelli cercò di rincuorarmi. «Voi siete qui come spettatori», disse. Ad un tratto una voce sguaiata si levò con tono burbero. Era il comandante tedesco, scandì: «Noè Antonio, Griffanti Franco, Noè Franco sono stati condannati a morte dal nostro tribunale». Dei militi si mossero indicando un punto nel muro di recinzione. I nostri 3 compagni si disposero nel punto indicato. In quel momento tutto mi sembrò pietrificato. Si fece intorno a noi un silenzio sepolcrale, rotto solo dal parlottare dei militi che si disponevano per il plotone di esecuzione. Ad un tratto l'amico Antonio, guardando il plotone di esecuzione con voce chiara e sicura, gridò: «Viva l'Italia libera, viva i partigiani della Gasparotto!» Mentre mani pietose ricomponevano le spoglie dei nostri compagni. Ci caricarono nuovamente sul camion che rifece la stessa strada, oltrepassò Castano Primo e si diresse verso Busto, Arsizio. C'è un'orazione scritta da un compagno, Canalino Iomini, che ha dedicato molto della sua vita a cercare di ricordare i 3 martiri e anche un altro martire, secondo noi, che era Gianni Erdizzone, che è morto nel 62, il primo studente ucciso dalla polizia in piazza. Vabbè, questa invece è un'orazione per i nostri 3 paesani, è scritta in dialetto, se leggete c'è anche la traduzione. Io ve la leggo in dialetto, ve la italianizzo un po', perché il dialetto castanese, per qualcuno mi ha detto, alle difficili, per cui ci sono delle parole che magari non capisco. Poi c'è gente che probabilmente non conosce neanche il dialetto, perché sono giovani, non hanno avuto l'avventura di parlare con i nonni, così, va bene, comincio. Lamentela per il trino paesan, è mai bel perdi la pelle, ma come brusa state che vent'an. Quando te peruli tu zan, quando te ghe un danenta in sacogia e ta basta e ta ranza per dar la fuga, a qui chi cantan e che giuga ben e fino a brusaghi il paion. Beh, a vent'an tre nostri paesan, colpa da credi non domanda, libertà, giustizia e pan, s'entrò a dos puntare le pistol machine, ma l'ho giù asciutto e appena la fossa angredà a mo a più non posso, viva l'Italia, viva i partigiani. E non una questione da vivere in cui di su che le caricata tutto quel sangue senza smagia vivere dall'odio, se sui tedeschi o su quei luri di Giargianese o più belichiti dalla GNR o dalla Brigata Resega, o ai tedeschi che rendono a me. Le no poco, le la verità, a un non come il porpreosto che al suo posto
la offrì il suo sangue e fin dentro il pluton d'esecuzione. Che ne stai qua che non la spara in volto? Altri qui che son, i morti sono morti per far risvegliare l'amore. Sacra non, che lezione da tre fie morti a 20 anni. Grazie.